Ciao ragazzi, un saluto a tutti i bambini del catechismo dell'iniziazione cristiana della Sanza. Come state? Tutto bene? Allora, sono qui in oratorio, vedete, è vuoto, è un po' triste perché mancate voi che gli date vita a questo oratorio. Però adesso è giusto restare a casa, ma appena sarà possibile aprirlo, lo apriamo e vi aspetto tutti. Adesso però dobbiamo prepararci alla Pasqua. E allora, da domani mattina e anche venerdì e sabato mattina, sul canale di YouTube della Sanz troverete dei video brevi che ci aiuteranno a pregare e a prepararci a questa bellissima Pasqua. E allora non ci resta che iniziare a pregare. Signore, manda il tuo Spirito perché la tua parola mi doni un cuore buono come il tuo, capace di allontanare il male e fare il bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?» Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate. Dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Abbiamo ascoltato il brano che ci racconta della tomba vuota e il messaggio della risurrezione dell'angelo alle donne. Queste donne vanno con degli oli aromatici per imbalsamare Gesù, ma Gesù non si fa trovare a questo appuntamento. Gesù non si fa imbalsamare, non si fa bloccare da quegli oli, perché Gesù non è un morto, è un vivente. Anche noi nella nostra vita abbiamo degli oli che non permettono a Gesù di essere un vivente, degli oli che ce lo fanno trattare come un morto. Uno di questi oli è l'olio della pigrizia nella preghiera. Questo olio è tremendo perché non ci fa trattare Gesù come un vivente. Ma c'è di più. Queste donne sono preoccupate di una cosa: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse pesante. Dio ha rotolato via il masso e ha liberato Gesù dalla morte, rendendolo un vivente. Per questo non lo si può imbalsamare, non lo si può bloccare. A volte anche noi abbiamo nel cuore tanti massi che ci impediscono di essere contenti della nostra vita. Sono i massi della tristezza, della rabbia, dei capricci. Questi massi possiamo chiedere a Dio di rotolarli via dal nostro cuore, così da saper sempre gioire del dono della vita. Butta via l'olio della pigrizia. Chiedi a Gesù di rotolare via dal tuo cuore i massi della tristezza, della rabbia, dei capricci, così da avere un cuore contento della vita. Questa sera, alle ore 21, celebreremo la messa dove ricorderemo la resurrezione di Gesù, dove ricorderemo che Gesù è il vivente, perché Dio rotola via dai nostri cuori i massi della tristezza per liberare la gioia. Buona Pasqua a tutti.
Prima di raccontare di questo quadro, lasciamoci un po' di tempo per osservarlo. Quindi, occhi attenti per scoprirne la sua bellezza. L'artista svizzero Burnand dipinge «I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la mattina della resurrezione». Ma che cosa è successo appena prima? Maria, arrivata all'improvviso nella casa dove stavano i discepoli, aveva detto «Non abbiamo trovato il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto». Le donne sono appena state al sepolcro e lo hanno trovato vuoto. Immaginatevi tutti che si fermano. Lasciano quello che stanno facendo colpiti da quella notizia. Due di loro si alzano. «Su, in fretta, andiamo a vedere!» Giovanni e Pietro corrono. Lo si capisce dai capelli e dalle tuniche che sembrano mosse dall'aria. Giovanni ha le mani giunte, Pietro una mano sul cuore. Sono partiti senza sapere bene cosa avrebbero trovato. Magari Maria si era sbagliata oppure aveva detto il falso. Ma perché mentire? Stava succedendo qualcosa di importante. Forse davvero quello che Gesù aveva annunciato. Risorgerò dopo 3 giorni. Se ne stanno rendendo conto in quella corsa. Giovanni, stringendo le mani in preghiera, sembra dirsi: speriamo sia così. E Pietro ha un'emozione così grande dentro. Gesù è risorto. Nel quadro l'artista non ce lo fa vedere. Nemmeno noi oggi possiamo davvero vedere un sepolcro aperto e vuoto. Dobbiamo crederci, credere che Gesù c'è e ci fa compagnia. Mi ricordo che da bambina alla domanda «Ma dove si vede che Gesù è vivo?» mi avevano risposto «Gesù è vivo nell'Eucaristia, l'ostia consacrata che prendiamo quando facciamo la comunione, ed è vivo nelle persone che ci mette vicino. È lì quando la mamma ci dà un abbraccio per consolarci, quando il papà ci fa ridere così tanto mentre giochiamo, quando la nonna ci prepara la torta che ci piace. Voi ci credete? Provate a fare un disegno della persona in cui vedete Gesù vivo, della persona che vi ama tanto proprio come ci ama Gesù. Lui ce lo ha detto. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato.